Siamo in compagnia del nostro amico Nino. Qual è il suo proverbio siciliano di oggi? Cucinala come vuoi, sempre cucuzza. Non in dialetto, io lo voglio in dialetto. Cucinala come vuoi, sempre cucuzza. Cioè, chi vuoi dire? La cucuzza, cucina come vuoi, sempre cucuzza niente. Sempre chi deve sapore. Cucinando va sempre chi. Sì, vabbè, ok. Ci saluta gli amici della TV Fai da te? In che senso? Ciao amici della TV Fai da te. Ciao, no, amici della TV Fai da te. Ciao amici della TV Fai da te. Entrando nella nel salone di Marco. Ciao Marco, come va? Ciao, bene. Tutto a posto? Tutto bene. Qual è il tuo proverbio del giorno in siciliano? Qual è il tuo proverbio? In siciliano? Yes. Tu parli a Malabana, ancora tu sei poeta. Ok, com'è? Piero, come va? Tutto a posto? Ma hai un proverbio in siciliano per me? Sì, certo che c'è. Qual è? Dimmi. Il topo gli disse. No, in siciliano lo voglio, in siciliano. Ma succianuci. Succianuci, ci disse. Era un tempo che ti spiego. Ripetilo perché non ti stavo riprendendo. Com'era? Era un tempo che ti spiego. Cioè? Dammi il tempo che ti buco. E che vuol dire? Dammi il tempo che ci arrivo dove devo arrivare. Giusy, che ci dice il proverbio del giorno. Qual è il proverbio del giorno? Ci riso su cianuci, dammi tempo che ti spirtuoso. E cioè? Ciao. In compagnia della nostra amica Maria Rita che ci dice il proverbio del giorno. Cioè? Usui ci rissa non usciremmo tempo che ti spittoso, vuol dire tempo al tempo e tutto arriverà. Il mio proverbio del giorno? Il mio proverbio del giorno è arancia aranci ricusui iguali. In compagnia di? Francesco Coltelluccio. Francesco Coltelluccio, qual è il tuo proverbio della serata? A quattro che ballacco, qua si rompe così ciacca. Cioè quella che ci regala il proverbio della sera. Dimmi. Un minuto mezza via, uso in monsuta via. Come cioè? E il tuo proverbio siciliano di oggi è? Camice e chi pariente, un ci spetta non ci vendere niente. Il nostro amico Roberto. Roberto, qual è il tuo proverbio del giorno? Il mio proverbio del giorno è meglio tinto conosciuto con buona conoscere. Siamo in compagnia del nostro amico Fabio che ci dice il proverbio siciliano del giorno. Ed è questo. I guai era pignata, i sape a cocchiara carremina. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che i guai della pentola li conosce il cucchiaio che li gira. Come dire, uno sa i fatti propri, esatto. E sa quello che succede nella propria famiglia. Nella propria famiglia, esattamente. Ci saluta gli amici della TV Fai da te? Certamente, un saluto agli amici della TV Fai da te. Ciao. Con il nostro amico Francesco. Buonasera. E ora ci dirà il suo proverbio siciliano del giorno. Qual è? Meglio oggi l'uovo che domani mattina. Oppure meglio uno sazzo che a 100 leone. Addirittura due proverbi, addirittura due. Ci saluti la TV Fai da te? Tanti saluti agli amici la TV Fai da te. Ciao. Ciao, buonasera. Grazie. Siamo in compagnia del nostro amico Gaspare che ci dice il suo proverbio del giorno. Qual è il tuo proverbio in Sicilia di oggi? Io chi sazzo chi sapine. Cioè, che vuol dire? Meglio tinta conosciuto che buona a conoscere. Bravo. Questa, la sintesi è questa. Sì, questa. Vabbè, ci saluti gli amici della TV Fai da te? Ti salutano gli amici di Fai. No, devi salutare gli amici. Ciao amici della TV Fai da te. Ciao amici, saluti alla TV Fai da te. Ok, ciao. Siamo in compagnia di Giovanna. Ora ci dice un bel proverbio in dialetto. Vieni qua. Un proverbio. Un proverbio in dialetto. Un proverbio in dialetto, dai. L'erba tinta muore mai. Cioè? L'erba tinta, salvo. Salvo, va bene. In compagnia del nostro amico Paolo, che adesso ci dice il suo proverbio siciliano. Meglio tinto conosciuto con buona canuccia. Cioè? Meglio conoscere quello, cioè il cattivo conosciuto, per esempio io conosco a lui ed è un cattivo ragazzo, però meglio lui che uno buono che non si conosce. Tipo tu, capito? Tipo tu che io non ti conosco. Siamo in compagnia di Umberto che da poco ha fatto il compleanno e ci dice il suo proverbio della serata. Qual è il tuo proverbio? Tempo è molto tempo, un po' durare sempre un tempo. In compagnia del nostro amico Maurizio che ci dice il suo proverbio del giorno. Un minuto mezza via, uso in monsutalia. Cioè? Che vuol dire? Che vuol dire? Analizza bene l'italiano. Cioè? Vediamo, diciamolo in italiano. Che uno che c'ha la gobba,
mentre che cammina in mezzo alla strada, guarda quello degli altri, non guarda la sua. Ah, ecco, ok, ok. Siamo con Mimmo che ci dice il suo proverbio siciliano. Cufutto e putto, signore perdona a tutti. Cioè? Cioè, se tu vuoi fregare a me, bestia. Ah, così è? Vabbè, ok, ciao. Siamo in compagnia della nostra amica Lina, che ci dice il suo proverbio siciliano di oggi. Un ne maggiori c'è, minuri cessa. Cioè? Cioè, quando c'è la cosa più importante, l'altra viene messa da parte. Ah. Siamo in compagnia del nostro amico Mario, che ci dice il suo proverbio in siciliano. Qual è? Può cangiare la vecchia pa' nuova, qua se ne trova. Cioè, che vuol dire? Che significa? Meglio vecchio che la nuova, perché almeno che a chi tu conosci, e a chi tu che nuovo non conosce, questo è quello che ho tinto lo primo. Quindi meglio tento conosciuto, con buona a conosci. Ci saluti gli amici della TV Fa da Te? Che non ti capivo. Devi salutare gli amici della TV Fa da Te. Tanti saluti. Ci saluti gli amici della TV Fa da Te? Salute. Ciao amici della TV Fa da Te, ciao. Amici della TV Fa da Te, ciao. C'è il siciliano? Non lo sappiamo. Siamo con il signor Settimo, che ci dice il suo proverbio del giorno. Chi cammina solo non perde mai. Cioè, che vuole cioè? Dire? Chi cammina solo non perde mai. Quindi chi gioca da solo praticamente non perde mai. Siamo in compagnia di Giovanna. No, ora ci dice un bel proverbio in dialetto. Vieni qua. Un proverbio. Un proverbio in dialetto. Mai. Un proverbio in dialetto, dai. L'erba tinta non muore mai. L'erba, cioè? L'erba tinta, salvo. Salvo, va bene. Siamo in compagnia della nostra amica Angela, che ci dice un proverbio. Meglio dire che so che sapevo. Meglio dire che saccio che sapia. Il nostro amico Fausto. Allora, l'abbiamo appena conosciuto, Fausto. Sì. Qual è il tuo proverbio siciliano di oggi? Con esce e riesce, sempre. Cioè? Chi esce, riesce. Che chi si mette in gioco, comunque sia, poi ha i risultati aspettati. Okay. Chi invece si sta a casa, rimane fermo a casa. Proverbio in siciliano. Preso in fama. La signora Rita che ci dice il proverbio siciliano di oggi. Signora? Dai. Dimmelo tu. Qual è che ti ha detto? Mangia e rimangia. Mangia il tuo saziatino. Mangia e rimangia il tuo saziatino. Ok. Il suo proverbio del giorno. Cosa fai che fatto sua campa cent'anni? Cioè? Cosa fai che fatto sua campa cent'anni? Ci saluta gli amici della TV, fai da te. Ah, deve essere preciso. Ok, ciao. Ciao amici della TV Fai da Te. Ciao a tutti amici della TV Fai da Te. Ciao. No, TV Fai da Te, ciao. TV Fai da Te, ciao. Amica a tutte. Allora, siamo qua con le nostre amiche di Federica e lei ci dice il suo proverbio siciliano. Allora, il suo proverbio è? A niente è suco e finiva mattio. Ma che vuol dire? Scusami, eh. Non mi riprendo. Come no? Salutaci gli amici della TV Fai da Te. Ciao amici della TV Fai da Te. Ciao. Siamo in compagnia del signor Ferdinando. Qual è il proverbio di oggi? Qui a to, un ne mangio. Cioè? Poi che fai preparare cose, poi la voce si mangia. Ah, ok. Ci saluta gli amici della TV Fai da Te. Ciao. Vi saluto amici della TV Fai da Te. E la TV Fai da Te. Amici, ti saluto gli amici della TV Fai da Te. Ciao. Ok, salve. Grazie. Proteggete l'antica, diciamo che è andato buono. Com'è? Aspetta, come ho detto? Iorna su come i cadozzi. Io sono come i cadozzi della sizza. Una festa. Non ci farà più l'una? Non ci farà più l'una? E guarda che ci pare con una e ci rendiamo una fiaccia. Non la sento. Diglielo più forte che non la sento. Dai, fuori che ci faremo l'una e ne vogliono una fiata. Non ci farà più l'una, fuori che ci faremo l'una e ne vogliono una fiata. Ah, se non l'ho capito, dividilo di nuovo. Io ci rispondo nella porta. Scusami, è tutto questo poi non ti preoccupare. Allora, vediamo com'era, scusa, com'era? Non ci farà più l'una e fuori perché ci faremo l'una e ne vogliono una fiata. In compagnia del nostro amico Cosimo che ci dice il proverbio del giorno, cioè... Visto che siamo in chiesa, un proverbio a tema.
Ci disse Pace Priura a Madre Battista, senza picciolo non se ne canta messa. Cioè, sentiamo, la spiegazione vorrei sentire. La morale più che altro, la morale è questa, che i soldi non sono tutto nella vita, ma se non ci sono i soldi, come si può andare avanti? Questo è riferito a quelle persone che, come si suol dire a Trieste, escono la coda o hanno gli scaglioni e non vogliono pagare. Quindi ribadisco, cerisse pace piura a Madre Battista, senza picciole un se ne canta messa. Ciao ciao! Ciao ciao! Allora. Ah, ma così poi lo dai a tutto il mondo. Quando mai? Ma tanto stesso, tu gli ho scritto, tu io lo stesso. Quindi. Siamo in compagnia di Anna. Anna, ci dici il tuo proverbio siciliano di oggi? Meglio un malo marito che una mala suocera. Che vuoi dire? Che vuol dire? Che è meglio tenersi un marito fetente piuttosto che una suocera rompiscatole. Ok, ci saluti gli amici della TV Fai da Te. Ciao amici della TV Fai da Te. Ok, ciao. Marco, ci dici un proverbio siciliano? Con un asce tondo un po' morire quadrato. Cioè, che vuol dire? Chi nasce in un modo non può morire in un altro modo. Ok, ci saluti gli amici della TV Fai da Te. Ciao, amici della TV Fai da Te. Ok, siamo con Pietro. Pietro, ci dici un proverbio siciliano? Allora, meglio tinta canosciuto con buona canuscia. Cioè, che vuol dire? Che a volte è meglio quando si è in una condizione di crisi, però quantomeno si sa in che condizione si è, che poi ci sono quelle che dicono no, la nostra è migliore, e noi non sappiamo niente di come. E poi ci insegniamo ai quarantenni chi corre pallone. Questo è un inciso. Ah, questo è un inciso. Poi facciamo il circuito. Importante. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te. TV Fai da Te. Ciao. Signor Fabio, mi ci dice un proverbio in siciliano? A tutti chi ne ha moglie e miaca. Cioè, aspetta, non è proprio così. No. Non si può avere. No, no, poi a tutti chi ne ha moglie e miaca. E che vuol dire? Vuol dire che vuoi avere tutto. La botte di vino piena e la moglie ubriaca. La moglie ubriaca. La botte ubriaca. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te. Chi siete bene di TV Fai da Te, si dice. Sì, sì. Ciao. Angelo. Ci dici il proverbio siciliano tuo della giornata? Un attimo, mi cogli impreparato. Culassa vecchia pa nuova, sappi chi lascia, non sappi chi trova. Cioè, che vuol dire? Chi lascia la vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa cosa trova. Ah, ok. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te? Ciao a tutti e amici della TV Fai da Te, da Angelo. Ciao. Ciao. Siamo con Alessandro. Sì. Alessandro, ci dici il tuo proverbio siciliano di oggi? Allora, visto la giornata mangereccia, io direi meglio uno sazio che a centurione. Cioè, che vuoi dire? Meglio una persona sazia, che almeno è soddisfatta, che 100 digiuni, quindi senza aver mangiato nulla. Ah, ok. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te? Ciao amici a tutti. No, amici della TV Fai da Te. Ciao amici della TV Fai da Te. Ok. Siamo con il nostro esperto cuoco Alessandro, che oggi ci dispensa il proverbio siciliano del giorno. Qual è il tuo proverbio? Coniesce, arneniesce. E ciao. Io vi saluto. Ciao. No, no, vieni qua, ce lo devi spiegare. Vieni qua, dove scappi? Allora, che vuol dire? Può avere delle molti significati. Coniesce, arneniesce, chi esce, chi va fuori dalla nostra terra. Riesce in una carriera lavorativa, in una carriera calcistica, tanti questi possono essere i significati. Con esce, arreniesce, e vedremo chi riesce e arrenisce. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te. Ciao Daniele, ciao Giovi Giovanna, TV Fai da Te, ciao. Siamo con la nostra amica Erika, ciao Erika, a tutti. Ciao, ma ce lo dici il tuo proverbio del giorno, bello siciliano? Allora, proverbio del giorno, a meglio acqua sa vivono i pueci. Cioè? Cioè che quello che le persone non meritano praticamente ce l'hanno, quindi è questo. Ah, ecco. Ci saluti gli amici della TV Fai da Te? Ciao amici della TV Fai da Te. Vai, l'ha detto giù!